Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova emissione. Missione, scusatemi, di Assassin's Creed Valhalla. Siamo all'episodio numero 24. Andremo a parlare con Rand, vi daremo la buona notizia che anche Lincolnshire è con noi. Eivor. E poi dobbiamo il scegliere Lincolnshire, la il nostro squadra amico. Ottima notizia. La mappa. E chi dove è il nostro alleato andare lì? Alfgar è ora aldermanno del Lincolnshire. Credo che sarà un buon amico del nostro clan. Bene. Speriamo di poterci fidare di lui. Sì, io penso proprio di sì. Ok, perfetto, questo anche è nuovo. Ora ci dobbiamo scegliere. Mi sa che ne erano rimasti 4, se non erro, punti di mappa. Andiamo a vedere un po'. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Allora, diamo un'occhiata. Abbiamo, allora, il Sussex 160, il Winchester 250 e poi abbiamo il Nottinghamshire 250. Io mi faccio il Sussex. Sto pensando al Sussex. Basim ed io potremo salvare Sussex. Scusatemi. Ma ci servirà un'armata. Spetta a te decidere. Più alleanze avrai, maggiori saranno le possibilità di vittoria. Livellare 40 livelli, anzi 48 livelli. Partirò ora. Perché se non erro, e riporterò Sigurd con al livello 204, tipo una cosa del genere. Convocherò tutti i nostri alleati. Raggiungi Basim appena puoi. Dovrebbe essere a Croinden ora. Ah, quindi questo. Ah, è la missione. Trova Basim e parla con lui. Mi sa che questa è la missione finale, ragazzi. Basim è qui. Salute. No, dimenticavo. Allora, aspettate un attimo che mi sto perdendo. Casa lunga è quella. Ok, qui è Basim. Inizia tanto tempo fa, in una lontana oasi nel deserto. Un luogo dove ci sono, dove c'è il simbolo di assassino. Eivor. Consegno di che ti occupi. Ricorda qui, niente, niente. Che cosa fate che qui? Ogni volta che elimini un membro dell'ordine del... Devon... Via, vado. Allora, dobbiamo teleportarci qui. Quindi questa è la parte più vicina, più o meno, dove mi trovo. Quindi questa è la missione finale. Perché il granaio del Wessex, terra d'abbondanza. Non mi volevo tuffare, vabbè, troppo. Dai Eivor, che perdiamo tempo così, dai Eivor, dai. E dai, mannaggia a me, mannaggia che mi sono tuffato, potevo scendere normalmente. Fattoria turca. Ah!
bellissime tutte le ambientazioni di Assassin's Creed Valhalla. Questa è casa lunga, quindi penso dovrebbe essere qua dentro. Fratello, dimentichi che ha la fiducia di Jarl Halfdan? Smetti di parlare se ci tieni alle palle. Ehi, Vor, vecchio mucchio di sterco fumante! Re Oswald manda i suoi saluti. Brotir, brother, oppure è il contrario? Dei, vederti è una gioia per un cuore stanco. Ma non è il suo cuore che sta gioendo. Più tardi avremo tempo per i ricordi. Ora siete pronti a spargere un po' di sangue? Dopo quel bastardo di Rued, dei sassoni rammolliti saranno prede fin troppo facili per la mia lama. Ok. Sarai il primo ad assopirsi durante un turno di guardia, ma di certo sei il più rumoroso. Non intendevo deludervi, Jarl Guthrum. È stato un momento. Ero esausto. Lo siamo tutti, ragazzo. Questo viaggio è stato duro. Ma vedi di non deludermi mai più. Hai capito? Mio Jarl, mi dispiace. Tu devi essere Eivor. Ho sentito molto parlare di te, delle tue grandi abilità. Vedremo. Jarl Guthrum, flagello dei Sassoni e predatore del Sud. È un onore conoscerti. Parli con rispetto. Mi piace. Speriamo che tu sappia combattere altrettanto bene. Eivor vuole salvare Sigurd dalla folle Fulke, rintanata nella fortezza di Porchester. Se desideri diventare re del Wessex, Porchester deve cadere. Una alleanza è negli interessi di entrambi. Hai promesso una grande armata, ma con le forze che hai radunato non entreresti in un giardino. Non sono tutte le mie truppe. Dove sono le altre? I tuoi alleati stanno arrivando. Devi avere pazienza. Non possiamo aspettarli. Marceremo appena saremo pronti. Con così pochi uomini? Hai fretta di vedere il Valhalla? Non starò qui ferma mentre Sigurd è nelle mani di quella cagna. Possiamo radunarci nei boschi a est di Porchester, ma ci sono dei ricognitori lungo la via che ci porta là. A quelli penso io. Dimmi dove sono e priverò Fulke dei suoi occhi. Uno pattuglia la strada fra Brigworth e Chichester, un altro la riva del fiume a nord di Crowley. Un terzo fa la guardia sulle colline a est di Croydon. Ma ti avverto, sono quelli di cui sappiamo. Potrebbero essercene altri. Un rischio che dovremo correre. Li troverò. Tu porta gli uomini vicino a Porchester. Una mossa avventata, amica dei corvi. Se ci vedono, saremo vulnerabili. Se vuoi la vittoria, vieni ora o mai più. Sigurd potrebbe non avere più tempo. Speriamo solo che tu sia abile quanto dicono. È incazzata nera, Eivor, perché deve salvare il fratello a tutti i costi. Quindi, ragazzi, questa è la missione finale. La serpe di Fulke si nasconde dietro mura di pietra. Ma Eivor la sta nera. È ancora un debole. Ehi! Dai. Non mi ci appiglia questo. I ricognitori devono essere belli cazzutelli, eh. Mostrami ciò che ci attende. Ok, ok, già visto. Esci. Sicuramente questa sarà un bel episodio lungo. Parlavano di un ricognitore su quest'altura. Stai. Sei tu?
Perché? Sì, i miei occhi. Devo stare con gli occhi aperti, ragazzi, perché odore di sangue nel... Si trova qua, ok. Odore di sangue nell'aria. Una minaccia incombe. Qualcuno lo ha trovato prima di me. Contro di lui devo perdere. Ma altamente no. Dove stai? Oh. Vola, Sinin. Ma... Sbranato dai lupi. Hanno fatto il lavoro per me. Che brutta morte scema che hai fatto, eh? Fatelo dire, eh? Combo. Si va, si va, si va, si va senza freno, ragazzi, senza freno. A parte il fatto, spero che sia pronto per poter affrontare, diciamo, la missione finale. Ispeziona l'area, Sinin. Io ti fulmini! Oh no. Però vabbè. Ma un ricognitore di fulche. Ma porca. Proprio dove aveva detto Basim. Muori anche questo. Oh, questo faceva parte dell'ordine. Ordini di fulche. Dovrei mostrarli a Basim, una volta che avrò sistemato gli altri. GG! Ho risparmiato un po' la lotta. E mo ci abbiamo l'ultimo. Ma sicuramente questo qua sarà da combattere, perché su tre, almeno uno fammelo combattere, no? Una fortezza. Dai, l'ultima è una fortezza. Qui serve il cappuccio. Andiamo. Non ti arrampichi che... Ma
ma che dovete fare? Muoversi, diciamo. Cosa trovo? Che cosa qua? Vedi? Distrutto. Sei proprio un pollo siete. Mamma, questo c'è la parte pure dell'ordine. Una freccia in testa. I ricognitori sono sistemati. Basim e Guthrum attendono nei boschi a est di Porchester. Ma che porte questa parte qua? Forse non l'ho sbloccata tantissimo. Però, ragazzi, non ho tempo. Vai cavalluccio, vai. Io ho iniziato una razzia. L'ho abbandonato, l'ho lasciato proprio perdere. Vai, Sinin. Ok, lì di fronte. Questa storia, bellissimo. Veramente figo. L'ho abbandonato, ma non perché l'ho voluto, ma perché sono uscito un sacco di gioco. I ricognitori sono morti e il campo è sicuro. Ti ho detto che avrebbe funzionato. Lo vedremo. Ogni occhio che ti ha scorto è stato chiuso per sempre. La fiducia in te non manca. Questo è certo. Ho il mio metodo. Forse non lo condividi, ma ha sempre funzionato. Se consiste nel rischiare molte vite per salvarne una, no. Non lo condivido. Un ricognitore aveva qualcosa di interessante con sé. Fulke sa della caduta di Croinden. Sta radunando uomini e provviste. Si aspetta un assedio. Se riuscirà a rifugiarsi a Porchester, ci vorranno mesi prima di tirar fuori Sigurd. Trovi ancora che la mia fretta sia ingiustificata? Sassoni! Sassoni da ovest! Io dico che la tua fretta ci ha messo nei guai. Ma stai buono, Jarl, stai buono. È stata avvertita. C'erano più ricognitori di quanti pensassi. Ciò che è fatto. Risparmia il fiato per la notte. Faccio aspetto. A chi le faccio? A chi? Stanno indietreggiando! Respingeteli! Che muoiano qui anziché tra le mura di Porchester. Il risultato non cambia. Però di... Sassoni vaccino!
Brava, bravissima. Che manca? Che manca? Dove sono andati? Ah, laggiù, ok. Arrivo. Ma che dovete fare? Andiamo subito questi idioti! Ma che dovete fare? Ma che cosa dovete fare? Fuggendo come conigli. Allora inseguiamoli come mastini. La testa di quel brutto bastardo è mia. Ma no, no. Se ci arrivo prima io, lumacone. Lasciatelo. La vittoria è già nostra. No! Idioti. Ora mi hai fatto arrabbiare. Vieni! La tua ora è giunta, Sassone! Presto raggiungerai il tuo amico! È per quel sacco di pelle rinsecchita che combatti! Sigurd! E oggi Sigurd morirà! Troverò il tuo cadavere e ci piscerò sopra! Che è successo? Cosa è successo, eh? Eivor ti ha fatto tanto di deretano? Ma non sai nulla di chi decide davvero il nostro fato. No? Sarò io a decidere il tuo fato, Sassone. Sono pronto al mio ultimo viaggio. Mostrami cosa c'è dopo. Porta i miei saluti al tuo dio. Non meritava di vincere. Anzi, di vivere, scusatemi. Perché ha massacrato due. I poveri. È morto, Eivor. Ha smesso. Sei ferito, brother. Porterò io tuo fratello al campo. È sempre stato così. È uscito dal grembo appena prima di me. E ora... Non te ne fare una colpa. È sempre stato più veloce. È uscito dal grembo appena prima di me. E ora mi precede nel palazzo. Anche a morire... Stanno dicendo qualcosa. Anche a morire voleva essere il primo. Questa carneficina è colpa mia. Tu non hai colpe, Eivor. Ha scelto il suo cammino, come sempre. Per lui non ci sarà più sofferenza. Solo gloriose battaglie e l'eterno banchetto. In effetti non l'ho spinto io verso... Mi sento bene. Di incosciente. Ti avevo avvisata del rischio. Calma, ma cazzo Guthrum. Sta dicendo? È Fulke a meritare la tua ira, non Eivor. Non hai ancora visto la mia ira. Quanti dei miei giacciono morti per il suo desiderio di gloria? Conoscevi i pericoli tanto quanto me, Guthrum. Hai scorto un'opportunità e l'hai colta. È così. La colpa è solamente mia. Non dovevo fidarmi. Cos'è successo? Uba, Soma, arrivati in un'ora buia. E in ritardo per la battaglia. Me ne addoloro. Speravo di prendere Porchester con lei, ma ormai Fulke sa tutto. Ho perso il mio interesse. Andrò ad ovest. Vattene dunque, ma mi abbandoni nell'ora del bisogno. Ciò di cui avresti bisogno è mettere da parte il tuo orgoglio e dare ascolto a chi è più saggio.
Eivor. Va bene. Ti ascolterò, Guthrum, flagello dei Sassoni. Se rivuoi il tuo Jarl, devi essere fredda, razionale. L'ardore a volte può ostacolarti, anziché esserti d'aiuto. Noi evitiamo di scagliarci in azioni disperate. Colpiamo di sorpresa e con rapidità. Raduna i tuoi alleati. Scegli il momento più opportuno. Allora e solo allora. Va e schiacciali. Puoi ancora trionfare. Che la saggezza di Odino, la potenza di Thor, l'astuzia di Freya ti guidino. Va e trova tuo fratello. Ah, quindi se ne va lo stesso alla fine. Guthrum era adirato, ma c'era saggezza nelle sue parole. Ti ho ascoltato e concordo. Sono orgogliosa, ma riconosco i miei errori. Allora c'è saggezza anche in te. Aspetteremo i nostri alleati per sferrare l'attacco finale. Fino ad allora, diamoci da fare. Per prima cosa, serve un nuovo campo. I Sassoni credono che ci siamo ritirati, ma noi li attireremo qui. Colpiamo di sorpresa. Erke, Stow, Ljufvine, voi aspettatemi là. Uniti, li sconfiggeremo. Non ho piacere a lottare contro la mia gente, ma un debito è un debito. Inoltre sono uomini del Wessex, gente di Alfred. Non sono tuoi fratelli. Partiremo immediatamente. Ci abbatteremo su di loro come il martello di Thor. Grandissima, Ljufvine. Dopodiché colpiremo le provviste di Fulke in tutto il Satex. Sì, se riuscirà a rifugiarsi a Porchester, perderemo l'occasione di salvare Sigurd. La lettera del ricognitore parlava di Brigwort, Gildefort e Crowley. Producono armi a Crowley e cibo a Gildefort. Brigwort è una roccaforte, piena di soldati sassoni. Ubba, mi servirà il tuo aiuto a Gildefort. Soma, tu e i tuoi mi aiuterete a Crowley. Conta su di noi. Andrò a Brigwort a capire la situazione. Bene. Ti raggiungerò dopo aver sistemato il campo sassone. Cuore di leone e astuzia di corvo. Guthrum ti ha giudicata troppo in fretta. Avanti, abbiamo del lavoro da fare. Le scelte allora le più sagge penso che sono quelle al primo posto. Ok, ragazzi, perdone. Allora... Avrei voluto offrirvi una migliore accoglienza dopo il... Allora, metto innanzitutto 2 punti talenti. Siamo a 313. Mi dispiace solo di non essere arrivata prima. Ubba Ragnarsson, la tua presenza qui mi rasserena. Benvenuto. Eivor Morso di Lupo mi tenta con un attacco al Wessex. Come posso resistere? Forse qui termineremo il lavoro iniziato da tuo padre anni fa. Sei pronto? Più che pronto. Affamato! Mi dispiace solo di non essere arrivata prima. Un volto che rivedo con piacere. Soma, come va Grantbridge? Prosperiamo, proprio come all'inizio. E dobbiamo essertene grati. Ho rischiato molto meno di quanto tu non faccia qui. Grazie per essere accorsa. Un patto è un patto, Eivor. È saldo come il ferro. Ci occorre del tempo per organizzare gli uomini. Partiremo appena possibile. Ok, allora ragazzi, abbiamo parlato con loro, che erano i più importanti al momento per parlarli. Dobbiamo riunirci agli Ulfrimin. Vediamo un po' se abbiamo un salvataggio o un... sì, dai, ce l'abbiamo. Andiamo qui. Andiamo dagli Ulfrimin, vediamo cosa dovremmo fare. Oppure magari arriviamo nella zona qui, chiudiamo quest'altro episodio. Quindi non penso che vi faccio un episodio stralungo, ragazzi, perché poi... faccio fatica sia a renderizzarlo che a caricarlo. Quindi ragazzi, 587 metri e io continuo l'avventura. Ciao a tutti, al prossimo video, episodio.